Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ovviamente giro il video delle letture del mese di gennaio. Allora, gennaio è stato un mese bellissimo dal punto di vista delle letture perché ho letto 5 libri. Quindi, dato che mi ero data come obiettivo dell'anno leggere almeno 4 libri al mese, questo mese ne ho letti 5, quindi sono molto contenta. Comincio subito a parlarvene perché sono libri bellissimi e voglio spendere 2 parole per ognuno. Il primo libro che ho letto a gennaio è stato Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante, che come sapete è il secondo libro della tetralogia dell'amica geniale di Elena Ferrante, per l'appunto. Allora, quando ho pubblicato delle foto su Instagram o ne ho parlato magari sulle stories e così di questo libro, in tantissimi avete risposto belli carichi perché insomma questo libro vi ha fatto provare emozioni forti e quindi è stato molto divertente scambiarci opinioni, e addirittura una ragazza mi aveva anche chiesto di dedicare un intero video a questi libri o comunque a questo volume, perché comunque io ho letto il primo e il secondo fino ad ora. Vi interesserebbe una cosa del genere perché effettivamente c'è tanto da dire, ma soprattutto c'è tanto di cui parlare, quindi può essere che a qualcuno di voi insomma possa far piacere, fatemelo sapere. Non mi dilungherò tanto sulla storia, dico semplicemente che questo è il seguito della storia narrata nel primo libro. Durante il primo libro si narra l'amicizia infantile, perché sono ancora 2 bambine, tra Lina e Elena, e in questo libro invece affrontiamo il periodo dell'adolescenza, quindi dai 16 anni fino ai, non ricordo, comunque poco più di 20, ecco, se non erro. Praticamente qui quindi vediamo come vanno avanti le vicende delle due amiche. Da una parte abbiamo Lila che si è sposata nel primo volume, quindi vediamo la sua vita come moglie e la sua vita inquadrata in quello che era ovviamente il modo di vivere degli anni 60, se non erro, ormai siamo arrivati negli anni 60, dei rioni di Napoli, quindi con un marito violento e così via, ma la moglie deve stare zitta, padre padrone e così via. Per quanto riguarda invece Elena, vediamo che lei riesce invece a proseguire ancora negli studi, addirittura andrà all'università e la porterà anche lontano da Napoli per un periodo di tempo durante gli anni degli studi. Questo è praticamente quello che succede a grandi linee. Se non avete letto il libro, magari non so se è il caso che vediate questa mia recensione, perché c'è il caso che mi scappi detto qualcosa della trama che magari voi non volete sapere. Se invece l'avete letto, mi aspetto ovviamente le vostre opinioni perché ne ho tante da dire. Allora, prima di tutto parliamo di questa amicizia. Io, dal mio punto di vista, questa non è assolutamente una vera amicizia, perlomeno fino al momento in cui l'abbiamo vista ora, quindi fino alla fine dell'adolescenza di queste due ragazze, non possiamo, secondo me, parlare di amicizia. Tutti noi abbiamo degli amici, abbiamo dei migliori amici, e nonostante si trascorrano dei periodi un po' magari separati o si possa litigare e così via, non mi sognerei mai di dividere, di chiamare amicizia un rapporto come quello tra Lina e Elena, che praticamente è tutto un farsi dispetti, ma dispetti anche abbastanza pesanti. Da una parte abbiamo Elena che sembra quasi invidiosa della vita matrimoniale di Lina, perché lei si è inserita in una famiglia che nel rione comunque ha una certa visibilità, sono più ricchi, insomma più ricchi di tutti gli altri, e quindi sembra quasi invidiosa di questa vita che in realtà Lina odia, e per questo sembra cogliere sempre l'occasione per far sentire Lina fuori posto perché non ha potuto continuare a studiare. Quindi Elena rimarca il fatto che lei ha studiato, che lei adesso è ad un livello superiore rispetto a tutti quelli del rione, che sono praticamente una massa di ignoranti. Nonostante questo, capiamo perfettamente che Elena molto spesso si sentirà fuori luogo anche negli ambienti un pochino appunto più acculturati, quindi si sentirà un po' una via di mezzo tra un rione che ormai non la rappresenta più ed una classe sociale di livello più alto nella quale però non si sente completamente inserita, tanto che molto spesso si trova quasi a fingere di essere la ragazza che non è pur di inserirsi nel mondo appunto acculturato dei professori o comunque di una gioventù che si informa anche sui problemi dell'Italia, politici, e che è attivista e così via. In ogni caso non perde mai occasione per far sentire Lina per l'appunto assolutamente fuori luogo, e lei ne soffrirà molto. Non so perché a volte dico Lina, a volte dico Lila, comunque Lila è Lila,
perdonatemi ma sono ubriaca. Comunque, dall'altra parte appunto abbiamo questa Lila che sembra all'apparenza cerca di far capire alla amica Elena che è felice per i suoi traguardi nel mondo scolastico e che anzi la sostiene e la sprona ad andare avanti, ma non è così, perché il fulcro della vicenda narrata in questo libro si svolge tutto all'interno di una vacanza, di una villeggiatura che loro fanno per un paio di mesi in un'isola, non ricordo di preciso quale. Lila ci va perché il dottore le suggerisce di trascorrere un periodo al mare, dato che non riesce a rimanere incinta, ed Elena decide di seguirla perché scopre che nell'isola abita un ragazzo del quale lei è praticamente innamorata fin da quando era piccola, si chiama Nino. Non vi sto a dire nemmeno che tipo è Nino, perché avrei da dire anche su di lui. Comunque, diciamo che comunque non mi so spiegare perché comunque questa Elena è perdutamente innamorata, perché lo vede come un ragazzo indipendente, coraggioso, in grado sempre di avere un'opinione su ogni argomento, super informato, anche se in realtà poi insomma capiamo benissimo essere un ragazzo che riesce a fare la vita che fa solo grazie ai soldini dei genitori, ecco. Comunque vanno su quest'isola e nonostante Lila sia perfettamente cosciente del fatto che l'amica Elena è perdutamente innamorata di questo ragazzo, lei comincia appunto una relazione extramatrimoniale, ovviamente extraconiugale, con questo Nino, facendo soffrire terribilmente Elena. Addirittura lei avrà un figlio da questo Nino. Sorvolando sul fatto che appunto Lila sia sposata perché comunque vive un matrimonio che la rende completamente infelice, un marito violento che non ama e così via, fatto sta comunque che fa una cosa veramente gravissima. Io mentre leggevo questo suo ostentare davanti agli occhi di Elena questo amore con Nino, il tenersi per mano, il baciarsi e sentire la sofferenza di Elena che vede l'uomo che lei ama baciare e guardare con occhi sognanti la sua migliore amica, io l'ho vissuta sulla mia pelle, ragazzi, l'ho sentita da quanto è descritta bene. Tutti noi siamo stati innamorati, siamo e siamo stati innamorati magari, e tutti noi abbiamo vissuto un amore adolescenziale che non ha niente da invidiare per passione, per intensità all'amore di una persona più adulta. Quindi se io mi sono immedesimata, ecco, in Elena, e se avessi visto la mia migliore amica fare una cosa del genere mi si sarebbe spezzato il cuore, ed è quello che succede a lei, tanto che questo la porterà poi ad allontanarsi da Napoli per diverso tempo. Nonostante questo, chiaramente le vite delle due ragazze, nonostante i rispetti che possano farsi, hanno, è come se loro percorressero un cammino già segnato che per quanto si sforzino di modificare, l'una è destinata ad andare da una parte e l'altra è destinata ad andare dall'altra, ecco. Io comunque l'ho trovato un libro meraviglioso, l'ho divorato, io la sera non riuscivo a smettere di leggere perché devo sapere assolutamente come proseguiva la vicenda, quindi chiaramente non vedo l'ora anche di proseguire con il terzo volume, che mi avete detto essere ancora più tremendo dal punto di vista proprio sentimentale e straziante, quindi non vedo l'ora di andare avanti. So che mi sono un po' dilungata su questo libro, ma come detto ci sarebbe tanto da dire, anzi scrivetemi che cosa pensate voi dei vari personaggi, non ho detto tutto ovviamente, e comunque niente, una lettura che mi ha completamente travolta, mi ha travolta e stravolta, quindi consigliatissima. Il secondo libro letto a gennaio è stato Lion di Saru Braili. Allora, questo libro l'abbiamo letto con il Club del Libro perché questo mese il tema era storie realmente accadute, quindi libri scritti da autori che avessero effettivamente vissuto quello di cui stavano parlando. Quindi, molti di voi avranno visto il film, in ogni caso è una storia conosciutissima anche su internet, molto insomma gettonata, ed è la storia di questo bambino indiano che all'età di 5 anni per una serie di sfortunati eventi si allontana da casa a migliaia di chilometri, non riuscirà mai a ritornare sui propri passi, a ritrovare la sua casa e la sua mamma, e si ritrova nella stazione di Calcutta e lì dopo un'altra serie di sfortunati e fortunati eventi finirà in un orfanotrofio e alla fine verrà adottato da una famiglia, la famiglia Braili per l'appunto, australiana. In età adulta poi questo ragazzo comincerà a ripensare alla sua mamma, alla sua famiglia d'origine, e
consapevole del fatto che la madre non l'ha mai abbandonato, è lui che si è perso e che ha perso la sua famiglia, quindi con questo rimorso dentro nel pensare che appunto la sua famiglia potrebbe averlo cercato e aspettato per tutti quegli anni, decide di mettersi alla ricerca di quale fosse la sua origine e di andare a vedere se sua madre e i suoi fratelli vivessero ancora lì per poterli incontrare di nuovo. Il libro mi è piaciuto moltissimo perché chiaramente è molto più approfondito rispetto al film, nonostante anche il film mi sia piaciuto molto e l'attore mi piaccia proprio tanto. In ogni caso chiaramente ci sono più particolari all'interno del libro, in particolare la vita in India, quindi sapendo insomma di leggere i ricordi effettivi di questo Saru, che poi è questo ragazzo qui, eccolo qua. Quindi sapere di leggere quello che effettivamente è nella sua memoria, quindi ciò che ha realmente vissuto sulla sua pelle, è stato molto emozionante. E per l'appunto la parte indiana è quella più interessante di tutti, sia all'inizio che alla fine. C'è stato un piccolo passaggio, diciamo, che ho trovato un pochino più noioso, ed è lo stesso che ho trovato poi nel film, nel momento in cui lui decide di cominciare la ricerca della sua casa in India. Ecco, è un po' lungo e leggermente ripetitivo per quanto riguarda i sentimenti che lui prova, le sensazioni, i dubbi e così via, però per il resto è un libro scorrevolissimo, oltretutto è anche molto breve, quindi si legge bene. Mi è dispiaciuto che nel film non venga mai nominato Facebook, che in realtà per il risultato finale della sua ricerca avrà un ruolo piuttosto importante. Nonostante questo, come ho detto, ci sono tanti avvenimenti in più, in particolare nel periodo in cui lui è bambino e vive questa sua esperienza a Calcutta, e l'ho trovato veramente interessante. Oltretutto dico l'ultima cosa, ovvero il fatto che all'interno del libro poi nel mezzo trovate tutte le foto reali, insomma, di lui, della sua famiglia, della sua famiglia australiana, i posti dove ha vissuto e così via, insomma è veramente veramente interessante. Due cose ho notato in questo libro che mi piacerebbe sottolineare, perché ovviamente non sono qui solo per raccontare le trame, ovvero la prima, il fatto che venga sottolineato molto il dubbio che ha lui nei confronti della sua madre adottiva, un dubbio nel senso che ha paura di offenderla nel momento in cui si mette a cercare la sua madre naturale, ha paura di non di mostrarsi ingrato nei confronti di una donna che lui ammira moltissimo, perché viene raccontata anche la storia della madre adottiva di lui, quello che ha passato e i motivi che l'hanno spinta ad adottare non solo lui ma anche un altro ragazzino indiano chiamato Mantosh. Quindi è interessante vedere quanto lui ci tenga a sottolineare il bene infinito e la riconoscenza che prova verso sua madre, verso i suoi genitori adottivi, e sottolinea molto spesso il fatto che voglia bene ad entrambe le madri nella stessa identica maniera, e questo è bellissimo. Ed è molto bello anche il fatto che la madre adottiva lo capisce senza sforzo, ecco, tanto che lo rassicura e gli dice più volte di non preoccuparsi, che è giusto che vada a cercare sua madre, perché lei sa che i sentimenti che il ragazzo prova per lei non cambieranno. La seconda cosa che mi è piaciuta moltissimo, ed è una riflessione che è uscita fuori anche al club del libro, è il fatto che Saru faccia delle considerazioni sull'India che mi hanno stupita, nel senso che lui ha vissuto entrambe le parti, quindi ha vissuto la povertà dell'India e ha vissuto la ricchezza del mondo occidentale. Che cosa ha notato lui? Nel momento in cui è ritornato in India, quindi da grande, lui si è reso conto di quanto l'India sia effettivamente arretrata rispetto a noi, ma non soltanto arretrata, proprio progredisca molto più lentamente, nel senso che mentre per noi da una generazione all'altra la vita cambia completamente, cioè io ho avuto una vita mille volte migliore di quella che hanno avuto i miei genitori quando erano piccoli, e per non parlare dei miei nonni, mentre in questo caso un grande salto di qualità da una generazione all'altra altra è passare da raccogliere le pietre a fare la donna delle pulizie. Quindi si vede che proprio il cammino in avanti è chiaramente molto più lento, ed è bella la riflessione che è uscita fuori appunto al club, il fatto che lui molto spesso giustifichi l'India, nel senso che nonostante vengano evidenziate cose terribili come il traffico di organi, la prostituzione dei bambini, la pedofilia, perché lui finisce addirittura in un carcere dove vengono raccolti tutti i ragazzini
trovati per strada che in un modo o in un altro, insomma, non si sa bene dove collocarli o che hanno fatto qualche piccolo reato e vengono rinchiusi in questa specie di carcere dove vivono malissimo, dove addirittura di nascosto all'interno entrano i pedofili, quindi una cosa gravissima. Lui ci resterà per fortuna per poco tempo, poi passerà in orfanotrofio e infine arriverà a casa dei Braili. Quindi comunque lui racconta veramente una serie di fatti che riguardano in particolare i bambini molto molto gravi, ma quello che lui sottolinea e sul quale lui riflette è il fatto che l'India con le risorse che ha non può fare di più. È come se la giustificasse, tra virgolette, non che approvi quello che succede, ma il livello di povertà che c'è in quel paese e le pochissime risorse di cui il paese dispone, risorse economiche da investire per il recupero dei bambini lasciati per strada, che poi sono centinaia di migliaia, chiaramente non permette di fare un lavoro migliore. Quindi lui dice sì, è vero che questa specie di carcere è una cosa dove si vive malissimo, ma sempre meglio che vivere per strada. Quindi comunque lui riesce a vedere il lato positivo anche nei piccoli nei piccoli tentativi di migliorare la situazione, che a volte non sono abbastanza, anzi la maggior parte delle volte non sono abbastanza, però è già qualcosa in confronto al niente o in confronto a lasciare i bambini per strada a dormire in una stazione, ecco. Quindi questo è stato un tema che mi è piaciuto molto, sul quale mi è piaciuto riflettere e del quale mi è piaciuto leggere e che ho volentieri riproposto anche a voi. Terzo libro letto durante il mese di gennaio è stato Era straniero e mi avete ospitato di Enzo Bianchi, un libro molto breve ma molto molto intenso. Enzo Bianchi, se mi seguite da un po', sapete che lo adoro ed è un priore, il priore di una comunità monastica a Bose. Lui praticamente in questo libro ovviamente sottolinea e comunque analizza, ecco, la figura dello straniero da diversi punti di vista. Lo straniero oggi nella nostra quotidianità, che ovviamente noi viviamo in maniera anche abbastanza massiccia, e poi lo straniero nella storia, in particolare analizza la storia ebraica o ebrea, come si dirà, non lo so, comunque, e poi lo straniero all'interno della Bibbia. Per quanto riguarda la Bibbia ci sono due punti cardine che lui tiene sempre a mente, sono uno il fatto che Gesù stesso si possa considerare uno straniero ed anzi sia sempre stato considerato uno straniero perché viveva una vita diversa, completamente fuori dagli schemi chiaramente della vita dell'epoca, quindi proponeva uno stile di vita e praticava lui uno stile di vita così diverso da essere considerato uno straniero. E il secondo punto cardine è il fatto che la terra non è dell'uomo, la terra è di Dio e quindi tutti noi siamo stranieri in questa terra che non ci appartiene. Ecco perché non dovremmo mai comportarci in una maniera in cui questo è mio, questo è tuo, io sono qui e tu sei lì. Per quanto riguarda gli insegnamenti pratici che lui sottolinea in questo libro, sono chiaramente relativi a come vivere l'accoglienza. Quindi per essere accoglienti lui sottolinea il fatto che bisogna essere aperti al prossimo, bisogna sapere ascoltare, quindi non essere sempre noi protagonisti delle nostre vicende, ma dare spazio anche all'altro perché possa raccontarci qualcosa di sé, cercare di dominare la paura che naturalmente ci assale quando incontriamo qualcosa che ci sembra diverso, che non rientra insomma nei nostri canoni, nella nostra quotidianità, quindi saper ascoltare l'altro ma allo stesso tempo essere in grado anche di non giudicare, quindi essere capaci di comprendere l'opinione e il modo di vedere le cose dell'altro, ma allo stesso tempo riuscire a capirle senza giudicare. Nonostante questo non viene mai detto che siamo obbligati a cambiare idea o a pensarla tutti nella stessa maniera, semplicemente bisogna essere in grado di comprendere anche il punto di vista degli altri. E la cosa importante che mi è piaciuto che abbia sottolineato è il fatto che noi non possiamo scegliere quale straniero accogliere in casa nostra, perché nel momento in cui noi scegliamo lo straniero che preferiamo, quello non è più uno straniero, è un ospite, e quindi questo non c'entra niente con l'argomento di cui parliamo. Quindi essere in grado di essere aperti anche a chi ci fa paura, anche a chi è molto diverso da noi, anche a chi ha vissuto una vita totalmente diversa o a chi ha fatto scelte che noi magari condividiamo meno. Un'altra cosa importante secondo me che viene rimarcata all'interno del libro è il fatto di capire la differenza tra una prima accoglienza, ok, ed una
accoglienza a lungo termine che chiaramente vuole una serie di risorse che non sempre abbiamo a disposizione. Quindi è una persona anche piuttosto capace di capire il problema delle migrazioni oggi, il problema della così alta quantità di persone che sta arrivando in Italia e che chiaramente non riusciamo a gestire male perché le risorse sono poche. E quindi è un appello un po' a tutta l'Europa, a tutto il mondo, di riuscire a dividerci questo compito in modo da poter dare un'accoglienza a tutti. Tanto che lui stesso dice: questo non significa praticare un'accoglienza passiva, acritica e illimitata degli immigrati. È eticamente corretto accogliere qualcuno senza potergli fornire casa, pane, vestito e soprattutto una soggettività e una dignità nella nostra società? L'accoglienza è altra cosa dal soccorso in caso di emergenza. E quindi, insomma, mi è sembrato, ecco, anche un punto di vista interessante che io condivido in pieno. Niente, il libro è comunque molto molto bello, interessantissimo. Io mi sono anche sottolineata un sacco di insomma di passaggi che mi interessavano, frasi che mi colpivano, argomentazioni che trovavo interessanti. Ecco qua, dovresti vedere tutto. Comunque, non è un libro semplicissimo, nel senso che lo leggevo la sera e a volte mi risultava un po' pesante perché lui ha una scrittura abbastanza complessa e soprattutto il libro è pieno di, nonostante sia breve, di elementi, insomma, di argomenti belli carichi, belli pesanti, quindi ho preferito leggerlo in momenti in cui ero più concentrata. Ve lo consiglio perché mi è piaciuto moltissimo. Quarto libro letto durante il mese di gennaio è stato questo, Romantica come me. Praticamente questa è una serie di libri che, come dice insomma anche il titolo, è Virtù e difetti a fumetti, nel senso che sono stati presi alcuni aggettivi, come ad esempio elegante, allegro, pigro, geniale, coraggioso, brillante e così via, e per ognuno di questi è stato creato un volume che raccoglie le storie Disney con questi protagonisti e che abbiano però come protagonista questo determinato aggettivo, in questo caso era romantica, quindi erano storie tutte con protagonista Minnie e ovviamente il romanticismo che poteva riguardare lei e Topolino oppure semplicemente delle coppie di amici. Le storie sono riprese da volumi precedenti che hanno fatto un po' la storia del fumetto Disney, infatti abbiamo storie che vengono praticamente partono dal 1996 fino al 2002, quindi autori diversi, disegnatori diversi e che quindi insomma hanno ideato negli anni tante storie con il tema romantico come protagonista e sono state raccolte qui. Le storie sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e in più c'è un test per capire quanto siamo romantici all'inizio. È un regalo della mia sorellina per Natale, infatti come vedete qui c'è anche la sua dedica e quindi l'ho apprezzato molto. Le storie sono carinissime e sono stata molto felice di averle lette perché era una vita che non leggevo fumetti, quindi sono un po' rientrata nel mood di quando ero bambina praticamente, quando leggevo i fumetti insieme al mio babbo e anzi me li leggeva lui facendo tutte le voci, quindi è stato molto bello e divertente. E poi mi è piaciuto anche confrontare i vari disegni, come sono cambiati negli anni e come cambia il tratto insomma di ogni autore, facendomi apprezzare qualche disegno di più e qualcuno meno ovviamente. Comunque molto carino, è un regalo molto molto bello secondo me, pensateci, perché è una lettura semplice e scorrevole, però è anche divertente. Infine, l'ultimo libro che ho letto è stato Harry Potter e la pietra filosofale. Però, ora, lo so che qui la copertina è rotta, però ragazzi, non ci posso far niente, ha troppi anni questo libro. Comunque, questo non l'ho in realtà letto, perché se mi seguite su Instagram lo sapete, io mi sono scaricata Audible. Allora, perché? Prima di tutto io, come sapete, ho deciso di leggere un libro di Harry Potter al mese per fare questa rilettura di Harry Potter che ogni anno mi riprometto di fare e poi non faccio mai. I primi tre volumi della serie però li avevo letti non tantissimo tempo fa, non pochi anni fa, mentre tutti gli altri nella mia vita li ho letti veramente solo una volta, quindi insomma è il caso di rileggerli. E quindi per l'appunto ero un po' indecisa su se rileggerli o meno i primi tre volumi avendoli letti insomma non molto tempo fa, e alla fine appunto ho optato per questa soluzione, ovvero Audible, quindi ascoltare l'audiolibro di Harry Potter.
Lo conosco ovviamente perché Ilenia Zodiaco ne ha fatto, l'ha pubblicizzato quanto ha potuto, quindi tutti noi ormai lo conosciamo ed è un servizio offerto da Amazon a pagamento ovviamente, e è un'applicazione che si scarica sul cellulare e sulla quale puoi appunto caricare, anzi scaricare, vari libri letti da attori, insomma, o lettori particolari. In questo caso Harry Potter è stato letto da Francesco Pannofino, che è un attore, un doppiatore eccezionale, e infatti dà veramente il meglio di sé nel leggere questa bellissima storia. L'abbonamento costa 10 euro al mese e il primo mese è gratuito, quindi io per ora non sto pagando niente. Sicuramente non riuscirò ad ascoltare tutti e tre i libri in un mese, quindi probabilmente diciamo farò l'abbonamento per un mese soltanto per riuscire a terminare questo piccolo progetto e poi non rinnoverò l'abbonamento perché per l'appunto 10 euro al mese sono troppi, soprattutto per quanto uso io un'applicazione del genere. In ogni caso ho trovato due aspetti positivi. Il primo è l'applicazione è fatta benissimo, quindi se siete degli amanti degli audiolibri vi merita perché è veramente eccezionale, potete scrivere le recensioni, aumentare o rallentare la velocità di lettura. Ci sono i capitoli, quindi potete scegliere a quale capitolo siete arrivati, ci sono i segnalibri. Ogni volta che chiudete l'applicazione e la riaprite, riparte esattamente dal punto in cui l'avevate lasciata. Insomma, è veramente eccezionale. E la seconda cosa, ovviamente, è il fatto di poter leggere, tra virgolette, in momenti in cui normalmente non avrei letto, come per esempio durante il mio viaggio al lavoro. Io ho mezz'ora di viaggio ogni giorno all'andata e mezz'ora al ritorno, e quindi mettevo questo libro come sottofondo, e questo mi aiutava ovviamente a, insomma, a passare il tempo e andare avanti nella lettura. Quello che viene letto da Francesco Pannofino è la nuova traduzione, quindi non questa, perché questa è proprio la prima edizione che uscì in Italia. Io avevo 11 anni, quindi sono passati troppi anni, 16 anni, 17 anni fa comunque. E in ogni caso, ecco, io la nuova traduzione è ovvio, sono nostalgica, non mi piace più di tanto, cioè sicuramente sarà migliore da un punto di vista di traduzione, ma non ho amato la modifica dei nomi, ecco, quindi McGonagall non si può sentire, però vabbè, in ogni caso questo è, ci dobbiamo prendere questo, la storia è sempre quella comunque. E comunque è stato meraviglioso, è stato bellissimo, bellissimo, perché mi sono rimersa in questo mondo magico, fantastico che mi ha fatto sognare per tanti anni. E questo è un piccolo fun fact un po' vergognoso, il fatto che io da piccola giocassi a far finta di essere a scuola ad Hogwarts, quindi mi ero fatta addirittura un quaderno in cui facevo finta di prendere appunti durante le lezioni, avevo anche la tabella con gli orari, con tutte le materie che frequentavo ogni giorno, non so, erbologia, pozioni, difesa contro le arti oscure, eccetera, insomma ero veramente malata. E quindi è stato bello tornare a scuola di nuovo e soprattutto rivedere tutto con gli occhi di Harry Potter, perché Harry Potter qui è il momento in cui entra in questo mondo, quindi come noi ci accompagna e con gli stessi occhi stupiti guardiamo tutto quello che incontriamo, quindi i personaggi come Hagrid, Hogwarts in sé, il castello, i fantasmi, il modo di vivere dei maghi e così via. Questa è veramente è un po' quasi una prefazione, una coccola che ci viene offerta, all'interno della quale veniamo dolcemente immersi in questo mondo magico che è meravigliose, che poi ci prepara alla vera azione dei capitoli finali e poi di tutti gli altri libri, quindi l'ho adorato. Due concetti mi sono piaciuti particolarmente: il primo ovviamente Hermione, lo dico sempre, personaggio geniale, bellissimo, strutturato nella maniera perfetta, io lo amo, e il secondo è l'idea di J.K. Rowling di inserire un argomento tanto importante come l'amore di una madre, così potente da sconfiggere la morte, perché il bambino era destinato a morire e non è morto grazie all'amore di sua madre, cioè quel suo senso di un amore così totale e così forte che è in grado di sconfiggere qualunque cosa, ed è secondo me un messaggio infinitamente bello. L'unica nota negativa, se proprio lo posso dire, perché ora ho 28 anni praticamente, quindi qualcosa è cambiato, sono le prove che devono affrontare i ragazzi per arrivare poi alla fine alla pietra filosofale. Le ho trovate un pochino
un po' semplici, perché per l'appunto vengono superate in maniera abbastanza facile e semplice anche da tre ragazzini del primo anno, quindi non mi saprei spiegare come un mago oscuro non sarebbe potuto arrivare oltre, ecco, perché soprattutto la prima prova, quella della pianta, che semplicemente si può sconfiggere con il fuoco, insomma, mi è sembrato abbastanza, cioè, abbastanza scontato. Oppure le pozioni, ecco, l'indovinello che ci aveva detto alle pozioni è un indovinello di logica veramente semplice, quindi, ma non è un vero difetto, ecco, lo sappiamo, insomma, però dato che sembra tutto così vero, sembra tutto, è tutto così curato nei minimi particolari, è stata l'unica cosa che ho trovato un pochino più bambinesca, tra virgolette, ecco, basta, ma solo questo. E niente, adesso comincerò, ovviamente ho già scaricato il secondo volume. E niente, non vedo l'ora di cominciare ad ascoltarlo. Bene, ragazzi, so che ho parlato tantissimo, in realtà ho cercato anche di essere stringata, non ho detto neppure tutto quello che avrei voluto dire, ma vi assicuro che i libri che ho letto erano belli e avevo voglia di condividere con voi anche alcune riflessioni che sono nate dietro la lettura di questi libri. E niente, come sempre, grazie mille per i vostri commenti, io rispondo sempre a tutti perché siete gentilissimi, mi piace molto che ci scambiamo esperienze e idee, e noi ci vediamo mercoledì finalmente con un nuovo video a tema musical. Bene, alla prossima, ciao!